Il giorno di Ferragosto è tradizionalmente anche la festa del cocomero per gli animali del bioparco. Per l'occasione lo staff zoologico lo distribuirà nel corso dei pasti di alcuni animali. Anche questa è una forma di arricchimento ambientale, sottolinea il presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Federico Coccia. Gli animali ricevono infatti il cocomero in acqua. Nella maggior parte dei casi congelato fanno movimento e aguzzano l'ingegno, oltre ovviamente a trovare il refrigerio. Alle ore 11 i cocomeri saranno distribuiti al gruppo di 86 macachi del Giappone, insieme ad altra frutta di stagione come susine, banane e meloni, nella piscina dotata di tronchi che fungono da trampolini, da cui queste scimmie fanno tuffi spericolosi. Alle 11.30 sarà la volta delle muricatta dalla inconfondibile coda ad anelli bianchi e neri, mentre alle 12.30 i tre fratelli orsi, quest'anno maggiorenni Sandro, Nino e Luca, pranzeranno nuotando nella loro piscina, dove verranno lanciati i cocomeri congelati insieme a trote e ghiaccioloni a base di frutta. Alle 14 sarà organizzato il pasto dei quattro scimpanzé, Bingo, Susi, Edi e Pippi, per i quali i guardiani preparano canne di bambù piene di yogurt e frutta e ghiaccioli a base di cocomeri. Infine alle 14.30 pasta o a base di grandi cocomeri per Pipa e Mimì, i due ippopotami anfibi che gusteranno insieme ad altra frutta, erba medica e fieno.